Un saluto a Big Mama e bentornata sui Music Fan. Ciao. Ciao. Eccoci, eccoci. Beh, diciamo che appunto l'occasione è ghiotta perché finalmente sta arrivando questo tuo nuovo progetto che prende senso già a partire dal titolo. Un titolo che è piuttosto evocativo e soprattutto spiega molto bene quello che, quello che vuoi dire e quello che dirai nelle tue canzoni. Sì, ma infatti non vedo l'ora che, che esca e sono, sono davvero felicissima. Alla fine è un progetto. Per cui ho lavorato tanto e spero si senta questa cosa, uh, è pieno di messaggi, è pieno di storie di vita e spero che venga accolto bene. Io credo che questo disco possa essere considerato anche come la chiusura di un cerchio e l'apertura chiaramente anche di un altro, anche perché io trovo davvero tanti aspetti in questo disco, tanti temi, perché è un disco sanguigno, un disco vero, un disco comunque dove eh, possiamo ascoltare rap, dance, pop, ma anche reggaeton, tutto mescolato da quella che è la tua voce, comunque la riconoscibilità della tua voce e anche tanta ironia. Ma qual è il segreto per amalgamare tutti questi elementi? Ma eh, sicuramente tanto impegno perché è stato un anno impegnativo, alla fine è un disco davvero molto lavorato, come dicevo prima. Uh, secondo me un po' il segreto che c'è dietro la mia voce, proprio in maniera evocativa, è il fatto che io sia sempre molto diretta. Se ho qualcosa da dire lo dico senza paura, non ho bisogno di tanti filtri. Sicuramente è meno esplicito del mio solito, oltre vabbè, a alcune tracce che sono molto più rap, quindi comunque alla fine. L'influenza è quella, uh, però secondo me ciò che lo rende vero, ciò che lo rende um, ascoltabile, magari anche condivisibile dalle persone, è proprio il fatto che parli di storie vere, di, di vita passata, ecco. Ma ah, io credo che comunque uno delle, degli aspetti proprio più interessanti di questo disco è proprio la tua capacità di essere credibile su diverse tematiche, oltre che su diversi generi musicali. Una sperimentazione che forse parte dalla musica e poi in qualche modo viene adattata al testo o viceversa. Lavori prima al testo o prima alla musica su questo progetto in particolare? Ma guarda, in realtà dipende molto dal pezzo. Io di certo. solito magari mi sento ispirata e mi sento di parlare di un argomento. Inizio a buttare giù delle parole, delle frasi, dei testi che parlano di quell'argomento e poi l'adatto meglio sulla melodia. Per me il testo ha molta importanza, una canzone per me è bella oltre quando c'è una bella melodia che può entrare in testa, però è una canzone bella quando comunica qualcosa e dato che io ho tanto da comunicare mi riferisco sempre di più ai testi. Poi sicuramente ci sono delle belle melodie, sono molto curate anche quelle. Però per me il primo posto ce l'ha sempre il testo. Assolutamente, ma forse diciamo che uno dei pezzi che dal punto di vista testuale è veramente forte e che secondo me appunto descrive molto bene anche quella che è la tua la tua essenza oggi è proprio Ragazzina, una canzone che comunque ha un significato credo molto particolare per te. Sì, Ragazzina è un pezzo molto duro da ascoltare in realtà, molto forte da ascoltare. È un pezzo che parla di donne, diciamo, di quello che ho dovuto e che soffro ancora oggi, quindi quotidianamente, uh, a causa, diciamo, del mio genere. Um, è un pezzo molto vero. Io parlo di cose che mi sono successe, di problematiche che ho avuto, parlo anche del fatto a volte di avere problemi a riconoscersi in quanto donna, perché a volte non capisci cosa effettivamente voglia significare essere donna a causa di tutte quelle parole che vengono dall'esterno e che è difficile capire. Ehm. Um, è sicuramente uno dei miei testi preferiti, senza dubbio, perché è molto ragionato, è molto a fuoco. Ripeto, il pezzo è molto duro, nel senso che non è un pezzo che puoi ascoltare in maniera passiva, devi per forza ascoltarlo capendo. La melodia del ritornello è una melodia che effettivamente entra in testa, quindi può essere utilizzata anche come mezzo ecco, per, per arrivare di più, però le parole sono, sono molto forti. Ci tenevo proprio a dire delle parole forti per quel testo perché spesso in quanto donne ci viene proposto di abbassare la testa, no? di essere educate, di sottostare, invece volevo proprio fare il contrario, la mia voce va ascoltata e secondo me con questo pezzo ci sono riuscita. Beh, diciamo che io ho trovato una certa affinità eh, con un altro pezzo del disco che è Malocchio, dove appunto parli anche di quel del giudizio che a volte parte, parte proprio da, da uno sguardo. Ma diciamo nella tua vita come sei riuscita a trasformare questo tuo dolore in forza, anche appunto legato a quelle che sono le tematiche del disco? Ma penso che ad aiutarmi, cioè penso, la realtà è che ad aiutarmi è stata la musica nel momento in cui ho capito di essere brava nella scrittura. Bravo a fare musica, mi sono completamente rivalutata come persona. Questa cosa mi ha aiutato tanto. Alla fine c'è stato un, un processo molto lungo per riuscire a trasformare le energie negative in qualcosa di positivo e qualcosa che potesse dire soprattutto qualcosa di positivo. Uh, non trovo ad oggi difficile parlare delle mie storie, della mia storia perché è qualcosa che ormai a livello proprio psicologico ho superato, quindi ne parlo anche in maniera matura e strutturata e secondo me è giusto che sia così. Ci sono delle cose che uh, faccio più difficoltà ad affrontare e magari mi sto ancora prendendo il mio tempo per, la, per affrontarle bene in un testo, ma per ora le cose che ho già superato, di cui posso parlare in maniera appunto matura per far anche capire qualcosa, per mandare un messaggio. Quelle che ci sono già in questo disco, e comunque diciamo, vede molte, molte tematiche. E diciamo che, appunto, questo percorso di consapevolezza personale, legata anche al dolore personale, per esempio, credo sia molto esplicito in, in veleno, un brano dove, tra l'altro, c'è una collaborazione estremamente particolare, che mette, forse, ancora più in risalto quello che è stato il tuo dolore e quello che hai voluto esprimere con un testo e un brano come questo. Sì, Veleno è un testo, è un brano che parla del periodo più buio della mia vita, ossia quando ho fatto le chemioterapie. Ed è un testo che io ho scritto proprio in quel periodo. Io ero stanca, non, non ce la facevo più. Diciamo che quelle cure ti distruggono tanto, non solo a livello fisico. E avevo proprio bisogno di sfogarmi con un testo in cui effettivamente chiedo di non avere più veleno nella vita, nel senso che l'augurio che quella malattia possa non ritornare più, la paura che possa ritornare nel caso, la paura che possa ancora fare male, ce l'avevo già quando la stavo ancora affrontando e il testo l'ho voluto lasciare così com'è, quindi crudo, grezzo non l'ho voluto assolutamente cambiare per quanto io poi sono passati il 18 febbraio, sono tre anni che ho fatto Ultima game, quindi sono passati circa tre anni da quando ho fatto cioè da quando ho scritto questo pezzo e sicuramente a livello lirico sono cresciuta ma non ho voluto proprio cambiare in nessun modo il testo perché per me è proprio bello portarlo così com'è. E volevo che si sentisse l'intimità di questo pezzo e l'ho fatto tramite questa registrazione a presa diretta con il pianoforte suonato da Mark Harris. E infatti penso si senta molto l'emozione nel testo e nel, nel cantato. Assolutamente, ma io credo che si senta anche proprio quella che è la tua affinità comunque con quello che canti. Anche, per esempio, in mamma non mamma, il pezzo con, con la ninja, che comunque è un pezzo totalmente diverso rispetto a vedere, un pezzo comunque, eh, che in qualche modo ricorda la prima Big Mama, la Big Mama forse delle, de, degli esordi. Ma e comunque eh, voglio proprio sottolineare quella che è la tua capacità di cambiare pelle all'interno di uno stesso progetto, restando credibile. Cosa rappresenta per te, mamma non mamma? Ma io diciamo che distingo i pezzi tra pezzi uh, con i quali voglio dire qualcosa e pezzi con i quali invece io ho bisogno di divertirmi. C'è bisogno anche di prendere la musica per quello che è, no? uh, La musica sicuramente serve per sfogarsi, ma a volte serve anche per divertirsi. E io il rap soprattutto lo uso per divertirmi. E mamma non mamma lo trovo proprio un pezzo divertente da fare live perché già l'ho fatto live, lo trovo proprio divertente da cantare e volevo con me una persona importante della mia vita come Carola che è appunto la nigna che effettivamente è stata proprio capace di prendere questo pezzo e renderlo suo nel migliore dei modi e la sua strofa la trovo pazzesca. Ma Tra l'altro, appunto, non è l'unico pezzo forte del disco, mi piace anche la tua dedica a Lady Gaga, questa, questa dea. E tra l'altro, tu Dea ce l'hai proprio anche sulla pelle. Sì. sì, sì, ma è un pezzo che parla un po' di, di rivalsa nei confronti di persone sì. che nella mia vita hanno trattata molto bene nella tematica dell'amore. Ecco, sono stata utilizzata diverse volte, presa in giro diverse volte, adesso mi sono presa un po' la mia rivincita perché queste persone tendono sempre a ritornare adesso, no? Però ormai ho cambiato completamente pagina, fortunatamente sono cresciuta e maturata tanto. E diciamo che a livello, di, a livello sonoro richiama molto Lady Gaga, che per me quando ero piccola è stato, è stato un grandissimo esempio. Nel senso che penso che tutte le persone della mia generazione si sono trovate almeno una giornata incollate ad MTV a guardare tutti i video di Lady Gaga. Non penso di essere stata l'unica, assolutamente no. E, e questo, questo pezzo richiama molto. Spera lì anche perché a Gaga, da persona che fa parte della comunità queer, dobbiamo davvero tanto. Guarda, io l'ultima domanda te la faccio su un altro pezzo legato ad un altro simbolo che è per esempio mi schietta, perché in touchdown, tra l'altro, giocate, cantate l'amore fisico, tra l'altro eh, citando un pezzo storico anche di quella che è la cultura queen, queer, ovvero Up and Down di, di Billy Moore, un pezzo di una ventina di anni fa, anzi forse 25, sì. ma che ancora oggi comunque è decisamente simbolico. Sì. Ma eh, ovviamente i richiami alla, alla cultura e alla, alla comunità queer, per quanto mi riguarda, ci devono sempre essere. Ne faccio parte uh, in maniera molto attiva, tra l'altro. Quindi, per me è molto importante scendere in campo per questa tematica. E ho deciso di farlo con la regina proprio delle battaglie queer, che da sempre mi scheda. Uh, io l'amo la profondamente, condividiamo davvero una battaglia importante. Ci siamo trovate su tantissimi palchi qui. Eravamo insieme, funzioniamo bene insieme, continueremo a funzionare bene insieme perché davvero ci mescoliamo bene. Lei ha una personalità fantastica, è davvero una bellissima persona, una bravissima artista. Essere in studio con lei è sempre davvero un piacere, è preparatissima, è fortissima sul pezzo. E, è davvero un onore per me poter collaborare con lei perché ricordo i primi periodi che mi sono trasferita a Milano, lei era proprio la nostra regina. Capito? Quindi poi trovarmi in studio con lei è stato un grandissimo onore, lo è tutt'oggi, anche se ormai ci conosciamo. Io non posso che ringraziarti e grazie anche per le belle parole che hai utilizzato al Palazzo del Vettore dell'ONU, perché credo che anche quella sia una bella occasione proprio per poter ribadire certi concetti. Grazie mille, davvero complimenti. Grazie mille.